tutte, carissime amiche, carissimi amici, bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio fare un video recensione su questo nuovo prodotto che ho comprato da poco, con il quale mi sto trovando divinamente. Non mi ricordo chi mi commentò quando feci vedere appunto tra i detersivi acquistati, mi scrisse una di voi che il prodotto non le era piaciuto, invece a me il prodotto mi è piaciuto tantissimo. Trattasi di Strabilia, è un detergente multisuperficie al risciacquo facile con aceto strabiliante. E la cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo detersivo, che è uno spray in mousse. La mousse io ultimamente la sto adorando, cioè il detersivo in mousse, perché innanzitutto andiamo a risparmiare tantissimo per quanto riguarda il prodotto, perché quando è a spray ne andiamo a consumare in dosi eccessive. Visto che si tratta di un detergente che contiene l'aceto, quindi deve essere comunque un prodotto che vi deve piacere. Per chi ama l'aceto è un prodotto che io vi non consiglio di più, perché è un capolavoro. Quindi quando è in mousse, vi faccio vedere la consistenza, ve la faccio vedere anche sul panno, vedete, quando è in mousse difficilmente poi è un prodotto che tu vai ad inalare, e noi sappiamo che comunque quando andiamo ad inalare i detersivi non è assolutamente una cosa buona. Allora, è un prodotto profumatissimo, almeno a me piace tantissimo l'odore, è buonissimo, ed è indicato proprio per andare a lavare i piani cottura, che possono essere sia in acciaio che non. Possiamo andare a lavare i lavelli, i sanitari. Adesso vi faccio vedere un po' di usi. Allora, ho passato lo straccio e vado a fare anche il piano cottura, che comunque non era molto sporco. Vedete quanta schiuma fa, tanta schiuma, e vi posso garantire che il risultato è eccezionale, anche perché ti va a togliere tutte le macchie di calcare, soprattutto dall'acciaio, che è una cosa odiosa vedere, odiosissima. Il profumo ovviamente non è che dura tantissimo, però io ve lo straconsiglio proprio al posto di comprare il solito sgrassatore. È un capolavoro, veramente buono, e poi lo sto utilizzando già da un po' di giorni ed è ancora qui, perché appunto basta mettere due noci di mousse e ti va a pulire tutto. Ovviamente ottimo per il piano cottura, perché comunque voi sapete che l'aceto va a togliere tutti i cattivi odori, quindi fa risplendere tutto. E poi andiamo a fare anche questo lavoro di filtri. Mo stava a cadere. Questi sono i miei filtri, che sembrano puliti perché sono puliti, e li vado a appunto a spruzzare e li faccio un po' stare. Sono puliti, però io li vado a fare sempre, perché guai se vedo del giallo oppure è dell'appiccicaticcio. Vedete, adesso facciamo stare. Vi ho fatto vedere piano cottura e lavello, poi vi faccio vedere tutto come è venuto una volta che ho sciacquato tutto bene.
vi faccio vedere qualche altro uso. Allora andiamo a mettere un po' di prodotto sopra qua e andiamo a pulire il frigorifero. Io l'altro giorno mi sono pulita tutto il freezer con questo prodotto, perché voi sapete che il frigorifero, soprattutto il freezer, è bello lavarlo con l'aceto. No, mentre state facendo le pulizie, così faccio io. Scusate, prendo lo straccio e vado a passare anche nel frigorifero, oppure anche nella parte di fuori, perché ci sono comunque le manate. Quindi ottimo per il frigorifero, per pulire il frigorifero sia dentro che fuori. Adesso vi faccio vedere che pulisco anche il tavolo. Vado a fare il forno a microonde, ottimo per pulire il forno a microonde, ma anche i sanitari. Allora, ho fatto stare un po' di prodotto su questi filtri e adesso li andiamo a mettere a posto. Ogni tanto bisogna fare queste pulizie, anche se non si fanno tantissime. Mamma mia, oggi è vabbè, sta cadendo di tutto. Anche se non andiamo a fare tante fritture, però comunque il vapore. C'è poco da fare, si attacca e li fa ingiallire. Quindi io ogni settimana i filtri li vado a pulire in questa maniera. Quindi basta andare a mettere un po' di questo prodotto. Non c'è bisogno ovviamente dell'ausilio dell'aceto, perché l'aceto è già all'interno. Quindi non abbiamo assolutamente bisogno di andare ad utilizzare l'aceto. Veramente io mi sto trovando benissimo. Non è un prodotto ideale per i pavimenti, va benissimo per le piastrelle assolutamente, perché va a sgrassare, a deodorare e le rende lucidissime. È un prodotto veramente buonissimo, non pensavo, devo essere sincera. È un prodotto che andrò a ricomprare, anche perché, come vi ho appena detto, ha una resa eccellente, vedete? Vabbè, a me è sempre lucido, non è questione, però comunque va a togliere tutte le macchie di calcare in un solo colpo. E poi, pur essendo un prodotto in mousse, si va a sciacquare benissimo. Quindi vado adesso a pulire un po' il microonde con questo prodotto e poi vi faccio vedere il resto. Allora, prodotto ottimo, come vi stavo dicendo, per microonde, frigorifero, ma il profumo è buonissimo, ma proprio buono, buono, quindi stra consigliato, veramente è un capolavoro, anche per lavare i sanitari, perché ti va a deodorare i sanitari, ti va a togliere tutte le macchie di calcare dalle rubinetterie e quindi in un solo passaggio andiamo a lucidare tutto. Per 2 euro ne vale la pena. Quindi da oggi in poi io non andrò più a comprare il classico sgrassatore, ma preferisco uno sgrassatore che abbia all'interno dell'aceto, che io con una sola cosa faccio tutto. Ecco qua, questo è un forno a microonde che ha la bellezza di 24 anni, vedete un po' in che condizioni sta, cioè è nuovo, vedete? Nuovo, questo è il forno a microonde. Allora, io questo prodotto lo sto utilizzando tantissimo anche per i sanitari, mi sto trovando benissimo perché ti va a sgrassare e ti va a togliere tutte
le macchie che vi faccio vedere, spero che si vedrà qualcosa, sono tutte macchie di calcare che purtroppo dove abito io l'acqua è molto, scusate, è molto dura e quindi c'è molto calcare e io devo andare continuamente a passare appunto o l'aceto di alcol oppure l'acido citrico, ma io con ad occhio dure, ma io con questo prodotto ho risolto perché mi va a sgrassare, ma no, l'odore è fantastico, mi va a sgrassare completamente, mi sgrassa e mi va a togliere tutte le macchie di calcare e poi si risciacqua molto molto facilmente. Quindi compratelo pure voi, fatemi sapere chi lo ha provato, se vi è piaciuto. A me tanto 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 tantissimo, proprio tantissimo. Qua andiamo a risciacquare, passare il panno e il lavello è bello che il lavabo, anzi è bello che appunto poi lascia un odore molto molto fresco, molto buono. Almeno a me piace, si sente che c'è all'interno l'aceto ed è ottimo l'odore. Ecco qua ragazze, vedete che pulizia, ecco qua già fatto. Ok, ecco qua, vedete che brillantezza. Vi faccio vedere che meraviglia. Quindi è un prodotto top che vi straconsiglio e andatelo a prendere perché è davvero davvero buonissimo. Spero che questo video vi piaccia una volta online. Un bacio e alla prossima. Ciao!